Pronta a sostenere la maggioranza De Prisco su eventuali interventi che riterrà validi e utili per la città, ma resta il distinguo di ruoli e competenze. Così l'ex candidato a sindaco della città di Pagani in Safezza all'indomani della proclamazione ufficiale del neosindaco Lello De Prisco. Nel ribadire il suo ruolo di opposizione, l'esponente di Fratelli d'Italia si dice contrario ad una opposizione sterile, ma pronta a dare battaglia su idee e progetti che non collimeranno con la sua linea politica. Ci conosciamo da un bel po' di anni, ho il piacere di stare in consiglio, di valutare le loro proposte, ma politicamente con questa coalizione io non mi ci rivedo in alcun modo da un punto di vista, diciamo, proprio politico. Quindi il mio ruolo è essere all'opposizione e di vigilare, di prospettare magari le proposte anche da parte nostra, perché io ritengo che l'opposizione non si debba fare solo con un sì e un no, solo di pretesto, ma bisogna essere concreti, propositivi e attenti. Questo è il mio modo di operare, questo è il modo che mi sono già confrontata con gli altri consiglieri del mio gruppo e che saremo presenti in consiglio e valuteremo il da farsi in modo Quindi continuo. non un'opposizione non sterile, ma in ogni caso litigiosa. Ma non è mio carattere essere litigiosa, a me piace essere produttiva, non litigiosa. Forse come forma mentis da imprenditore, si sta lì a guardare e a risolvere i problemi e a pensare sempre in lato positivo, perché logicamente a noi ci interessa la città. E sull'ipotesi di una presidenza del Consiglio ad un esponente delle minoranze, così come vociferato ieri, Enza Fezza si dice contraria a priori. Voci di corridoio ieri indicavano nell'ex candidato Aldo Cascone, per la verità, il futuro presidente del parlamentino cittadino. Ognuno nel proprio ruolo, nella propria competenza, deve dare un contributo. Cosa pensa del fatto che si voglia offrire la presidenza del Consiglio alle opposizioni? Ma fin quando sia una cosa, diciamo, che viene fuori dalla lealtà e trasparenza di un consiglio comunale, può essere anche vista in modo positivo. Ma aspettiamo, vediamo un attimo quale sarà l'idea. A me piace parlare magari dopo, si sentono e si dicono tante cose, ma non si sa la realtà e la verità quale sia. Io penso che o della stessa maggioranza o dell'opposizione, il Presidente del Consiglio deve essere preparato nel ruolo che deve rivestire e deve essere super partes, come l'anno scorso sono stata io Presidente del Consiglio dell'amministrazione, quindi ero da parte della maggioranza dell'amministrazione Ma se le eletta. fosse offerta questa possibilità? Al momento penso che non accetterei. Il dato delle urne dice che la maggioranza consiliare sia diretta emanazione di Salvatore Bottone per la presenza di consiglieri legati all'ex sindaco, peraltro nominato ieri coordinatore del Partito Socialista nell'agro nocerino sarnese, ma la cosa sembra non toccare più di tanto. De Prisco possa essere in continuità con quella che avete combattuto politicamente, ovviamente, che si possa parlare per esempio di un bottone bis in maniera ovviamente Si è detto impropria. tanto in campagna elettorale, anche nei miei confronti, però io ho tenuto sempre a far vedere alla città e a chi contattavo in quel momento nelle diverse riunioni. Il ballottaggio è bello pure perché tu vedi il consiglio comunale degli eletti in qualora vincesse l'uno o l'altro sindaco. Il mio consiglio comunale, in caso di una vittoria ipotetica a sindaco, vedeva persone nuove, quasi in totos del consiglio comunale, quindi di riferimento a chi o cosa, non so, la gente o le persone o chi dall'altra parte ha voluto far pesare questa cosa, ma se vediamo il consiglio che elegge con la vittoria di De Prisco, ci sono dei riferimenti proprio chiari di una precedente amministrazione Bottone. Però va bene così, la gente ha votato, le ripeto, io rispetto la sentenza del popolo, mi auguro che faranno bene perché a me interessa la città. C'è qualcuno che dice che in questi giorni c'è già litigiosità, si sentono tante chiacchiere, ma io non credo a nulla. Io mi auguro che questa amministrazione duri 5 anni, perché poi le conseguenze le pagherebbe la città. Quindi il mio auspicio è che possano fare bene per la città, poi saremo noi a fare la nostra parte, ad avere la nostra visibilità politica che stiamo costruendo.